Io sono Annie e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi vi voglio far conoscere alcuni booktuber perché siamo un po' pochini, anche se in realtà negli ultimi anni stiamo crescendo. Questa cosa mi fa tantissimo piacere. E quindi oggi vi dirò i miei 5 booktuber italiani preferiti, perché ovviamente non conosco tantissimi booktuber stranieri, solamente due americani, ma quello sarà un altro video perché ho intenzione di fare un altro video sui booktuber stranieri. Partiamo subito. Magari chi è appena approdato su booktube, anche come spettatore, potrà trovare in questi booktuber dei contenuti originali, molto belli, molto carini, delle persone simpaticissime. Quindi, perché no, magari dateci un'occhiata. Ovviamente, i booktuber che mi seguono e che io seguo, che non saranno menzionati in questo video, non vi preoccupate, non restateci male se non venite menzionati, perché a parte che ci sarà un altro video, penso di fare un altro video dove vi consiglierò altri booktuber, ma se vi seguo è per un motivo: se guardo i vostri video è perché mi piacete e mi piacciono i vostri video. Però diciamo che questi 5 che vi dirò sono i miei preferiti in assoluto, che seguo sempre e sarà sempre nel mio cuore. Partiamo subito con la prima: è una donna ed è Mary Reading. Scusate se leggo, ma la mia memoria ormai sta andando un po' a rotoli. Mary, che si chiama Marika in realtà, secondo me è una persona molto oggettiva, nel senso che sclera ogni tanto sui libri che legge, perché la capisco, però credo sia una persona molto oggettiva, quindi secondo me è molto valida, soprattutto nelle recensioni, quindi andatela a seguire, andate a vedere qualche suo video, magari trovate qualcosa di interessante. Poi vabbè, io e lei abbiamo qualche cosa in comune, qualche lettura in comune che ci fa sclerare, quindi anche la sua parte che sclera, insomma. Poi abbiamo Cheap is the Way, Donatella, che io seguo da veramente tantissime, tantissime no, però da un paio d'anni forse. E la cosa che mi piace di lei è la sua evoluzione che ha fatto nel canale. Io l'ho notato tantissimo in questi 2 anni. Vabbè, a parte la sua vita privata, che va bene, teoricamente non ci dovrebbe fare niente, però io sono un po' pettilona, quindi quando le racconta la sua vita personale mi piace sempre, oltre ai libri che legge. E una cosa che mi piace di Donatella è che mi sta consigliando tantissimi manga ultimamente. Nell'ultimo anno lei sta leggendo tantissimi manga, quindi io, siccome sono poco pratica di queste cose, sono un po' ignorante sui manga, eccetera, eccetera, con le sue recensioni, i suoi video, mi sto acculturando un po'. Io spero di poter recuperare qualcosina che lei consiglia, come qualcosa anche in generale riguardo i manga. Quindi vi consiglio tantissimo Donatella di Cheap is the Way se siete appassionati di manga e fumetti e quant'altro, perché lei ne parla veramente bene e con, ovviamente, sempre anche lei con oggettività, anche se non sembra. Però sì, è una persona splendida, bellissima, un pochino timida, come lo sono anch'io, diciamo, però mi piace anche questo di Nutella, che siamo molto simili su questo. Comunque, prossimo, Ludo Dreamer. Allora, Ludovica per me è la maestra di BookTube Italia, cioè per me è tipo la dea, perché lei ha quest'altro aspetto che ho anch'io, che sclera sempre. Ludovica in ogni suo video sclera sempre. Poi lei è anche molto sicura di sé, lei ha anche questa voce molto, molto alta, e a me mi fa morire da ridere ogni volta che fa un video, se ne esce con questi scleri. E vabbè, adoro, ragazzi, cioè dovete andare a vedere sicuramente i suoi video, sicuro dovete vederli. E vabbè, lei è Ludovica, cioè lei è Ludodreamer. Vabbè, raga, vi lascio scoprire Ludovica guardando i suoi video, perché è una ragazza veramente solarissima, divertentissima. E vabbè, questo. Poi lei ha questa passione per J. Christophe,
che ho anch'io e per le wings che ho anch'io, quindi diciamo che ci troviamo molto soprattutto su questi due aspetti. Poi Mirko Smith, il quarto. Mirko è davvero dolcissimo, poi però ragazzo, ma diciamocelo, che stiamo a fare, no? Mirko vi lascio scoprire anche lui, perché anche lui nel suo piccolo diciamo che ha molte cose in comune con me, diciamo soprattutto per gli scleri, ecco. Vi lascio scoprire Mirko anche lui dai suoi video, perché non credo ci sia molto da dire su Mirko. Il cuore per Mirko. E l'ultimo è ovviamente Andrea di Lego il Cartoviaggio, che mi sta facendo scoprire il mondo LGBT. Lui sta fissato con il mondo LGBT, fa anche bene. E io non ho mai letto LGBT, insomma, questo mondo, però diciamo che tramite i suoi video sto scoprendo molte cose. Infatti vorrei recuperare non tutti, però alcuni libri che lui ha consigliato su questa tematica che mi interessano leggere, insomma, non tutti perché non credo di appartenere a questo genere. Non ovviamente perché sono contro, anzi sono molto pro alla tematica LGBT, però non lo so. Non avendo ancora provato, magari potrebbe essere pure che provando a leggere qualcosa in questa tematica potrei approcciarmi di più a questo tema, magari leggere di più e magari trovandocimi anche. Va bene, allora io vi lascio tutti i canali che ho menzionato in questo video giù in descrizione. Io spero che voi possiate guardare i video, almeno un video di ognuno di questi YouTuber che ho menzionato, perché meritano tantissimo, meritano tutto quello che hanno e anche di più. Quindi io spero che voi lo possiate fare. Bene, questo video finisce qui. E lasciate un like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!